e abbiamo un parterre di autrici che oggi saranno presentate da Mirko Perniola, che è il nostro moderatore. Lo potete riconoscere perché è l'unico pelato. L'unico con la barba. E lui è, oltre ad essere moderatore di oggi, è sceneggiatore di Zagor e di Nathan Never e di tante altre cose che verranno, ma che non possiamo ancora dire. E adesso lascio a lui la parola e buon divertimento. Allora, grazie a tutti per essere qui, grazie a tutti tranne a Daniele, perché Daniele mi ha scelto per un motivo particolare. Chi mi conosce tramite Facebook sa che mi diverto a mettere link un po' misogini di odio sia verso le donne che verso i disegnatori. È ovviamente un divertissement, è uno scherzo che mi aiuta a bisticciare con i disegnatori e con le donne. In questo caso abbiamo 11 autrici donne, ha pensato bene di mettermi in mezzo per farmi stritolare, per farmela pagare per la legge del contrappasso. Perciò ringrazio tutti per essere qui, tranne te, te la farò pagare. Detto questo, prendo degli appunti e mi scuso per questo, perché le donne qui sono tante e alcune io le ho conosciute da pochi minuti, perciò potrei fare gaffe e sbagliare nomi e qualifiche. Di conseguenza andiamo un attimo a presentare chi abbiamo qui. Abbiamo Alessia Di Giovanni, alza una manina, fatti conoscere. Alessia è giornalista, traduttrice, scrittrice e, tra le altre cose, regista. Regista di un film che è al cinema in questo periodo, che è A pezzi, a Batman, e ovviamente ha collaborato anche alla regia di questo film, Daniele Statella. E, oltre a te qui abbiamo Monica Barengo. Monica, eccoti qui. È vincitrice di un premio alla Fiera del Libro di Bologna per bambini del 2012 e collabori con Alessia a Io so Carmela. Invece di fare un giro e presentarvi tutte quante, io comincerei a parlare di queste cose e poi mano a mano mi sposto sulle altre, se siete d'accordo. Volete dirci la vostra su, sia su A pezzi che su Io so Carmela? Abbiamo solo un microfono? Ok, mi muovo io, non c'è problema. Dopo prima del film spezza la tensione. A pezzi è un film indipendente che è stato prodotto dall'associazione Creative Comics. C'è il Ricioccio, Matti Silvestri, Zelig, i nomi che sono di Manuel De Sica, è una storia di due ragazze, è un western horror, un po' d'autore, e nelle sale di questo periodo, se ti capita di vederlo, poi fateci sapere. Che devo dire, Dani, visto che lui è il co-regista? Ah sì, è stato scritto da me e da Andrea Cavaletto, che è uno sceneggiatore di Van Gogh. Ci siamo divertiti a metterci dentro quello che ci piace, ed è un viaggio di due ragazze che ricostruiscono il corpo dell'ex e l'una delle due. È un viaggio, un po' una parabola sull'amore, sulla ricostruzione di un rapporto, se si può fare o meno. E invece siamo qui per parlare di fumetto oggi, e quindi parliamo di Io so Carmela, che è una graphic novel che ho avuto la fortuna di fare insieme a Monica, che ho qui disegni in sogno morto subito, e a cui che era seguito l'ingenuità di questa ragazza. Non so se conoscete la storia, ed è una storia vera purtroppo, è di questa ragazza che in realtà una bambina in quella fascia d'età, 13 anni, e lei è di Taranto, era, è stata abusata da 5 uomini, sono attualmente ancora fede libero e non è stata creduta, nonostante sia andata alla polizia, è stata maltrattata dai servizi sociali e ha allontanato la sua famiglia, e poi si è suicidata per questo, per aver meritato la detenzione. Il libro è un grido contro la violenza, ed è l'invito a tutti ad andare sulla petizione di Ferite a Morte e firmare, perché questo ci consentirà di avere un piano antiviolenza nazionale, perché attualmente non esiste, non funziona, e per obbligare gli enti locali e nazionali a finanziare i centri di violenza, che sono l'unica rete che hanno le donne per poter combattere, poter trovare qualcuno che li aiuti. Attualmente i centri di violenza in Italia sono solo 127, pochissimi, e sono autofinanziati da volontarie e sono le uniche cose che funzionano in Italia. Carmela però non era solamente questo, perché noi abbiamo raccontato come
una vittima, ma come donna, più come ragazza forte che amava la vita, che cercava in qualche modo di semplicemente di scoprire l'amore. E io passerei la parola come sceneggiatrice, ovviamente sono parlo troppo, scusate. Passo un attimo la palla a Monica che dice come ha lavorato sul segno, molto delicato, eccetera. Tutti i disegnatori non parlano. Allora, sì, quando vabbè, ho conosciuto Alessia e mi ha presentato la storia, subito ho avuto lo scoglio, cioè la paura anche di raccontare una storia vera, cioè di pensare al fatto della famiglia che avrebbe visto il lavoro. Quindi ho cercato di rendere tutto il più delicato possibile, cioè raccontando anche la prima delle violenze di Carmela, quindi tutto più, cioè come è stato il passaggio, cioè come gli hanno rovinato alla fine la vita, che poi, cioè come è finita la storia. E niente, cioè lo scuso io. Ok, allora ti tolgo dagli impicci. Grazie. Ti tolgo dagli impicci. Ok, tolgo dagli impicci, mettendo negli impicci un'altra disegnatrice, ovviamente Anna Lazzarini, disegnatrice per la Sergio Comune Editore di Lex Weaver, Nathan Never e tante altre cose, ma chiunque abbia intorno ai 40 anni, più di 35 anni, si ricorda di Anna, questa cazzi, tiriamo fuori gli scherzi dagli armadi, si ricorda di Anna per tutte quelle cose legate a Cristina D'Avena, i dischi di Cristina D'Avena, tutti i dischi legati alle sigle dei cartoni animati, facevi tutto tu, tutte quelle cose lì, perciò tutti noi a casa da piccoli avremmo avuto qualcosa di tuo in una maniera o nell'altra. Ok, a questo punto ti passo la parola per dire qualcosa relativamente al tuo lavoro, al passaggio da un segno principalmente per bambini legato a quei cartoni animati, a quelle cose, alla realtà cruda di Nathan Never nel futuro. Insomma, la realtà cruda nel futuro di Nathan Never è abbastanza cruda. No, va bene, nel senso che sì, il passaggio c'è stato. Io ho cominciato con i cartoni animati giapponesi, ma penso che chi è della mia generazione avrà visto Eleni Oscar, le Candy Candy, il Giro Bollacciaio, tutte queste menate qua che sono assorbite allegramente. No, guarda, mio figlio canta tranquillamente il Giro Bollacciaio, non c'è problema. Stiamo rovinando una generazione. Sì, un'altra. E niente, insomma, per cui è naturale che io disegnavo queste cose, perché era il panorama che avevamo noi davanti. Per cui niente, poi sono arrivata a scuola del fumetto e mi hanno detto: guarda, se disegni giapponesi non andrai da nessuna parte, devi virare a qualcosa che abbia un senso realistico, così. Vabbè, poi io per un po' di tempo ho avuto questo segno ibrido, per cui a Antonio piaceva molto, per Lens Weaver andava bene, perché comunque non era prettamente realistica. Poi vabbè, si sa, Lex ha chiuso e io ho fatto un numero di Greystone, numero ultimo, ho fatto oggi un paio di agenzie alfa che vedrete forse a fine anno pubblicati, ma sono già stati fatti 4 anni fa, e poi ci sono, adesso ho pubblicato il primo Nathan Never, sto lavorando già sul secondo. Sì, beh, il passaggio è stato piuttosto faticoso, perché comunque chiunque ha annunciato quei disegni giapponesi, insomma, chi è appassionato di un genere sa che virare realistico è molto particolare, cioè è difficile comunque, proprio mentalmente si tende sempre a svaccare con le facce. E vabbè, adesso mi sono appassionata anche ai supereroi, per cui anche lì comunque può aiutare, magari insomma in Nathan Never ci sono comunque, adesso è ritornato molto eroistico anche nelle sceneggiature. Soprattutto qua stiamo facendo anche io e Mirko l'ultima, insomma, ci sono delle scene d'azione divertenti e basta, insomma. Comunque i disegnatori sono timidi, non parlano, disegnano. Lei ha fatto un grandissimo lavoro, ha raccontato tutto, ha già parlato, non lo so. Ok, allora. Grazie.